è andata in scena nel cortile Carrara di Palazzo Ducale la protesta degli studenti del liceo scientifico di Castelnuovo Garfagnana. Un nutrito gruppo di ragazze e ragazzi ha manifestato esponendo cartelli per sottolineare le difficoltà che devono affrontare ogni giorno nella sede scolastica, tra cui un impianto di riscaldamento evidentemente non adeguato e la scarsa manutenzione dell'edificio. La nostra scuola ha dei problemi. E la nostra scuola ha fatto il possibile per risolverli, la nostra preside ha fatto il possibile, è venuto il consigliere provinciale a scuola nostra per aiutarci, ma la scuola non ha i mezzi di aiutarci perché alla provincia mancano i fondi e le tempistiche sono troppo lente e quindi noi dobbiamo stare a scuola con guasti e problemi come il freddo oppure il soffitto che gocciola, i secchi per terra, i pavimenti rotti. Abbiamo parlato col consigliere provinciale nella nostra scuola, però comunque ha ribadito che i problemi sono i soliti, ovvero che i tempi per risolvere i problemi sono molto lunghi e che comunque non è colpa sua, però i tempi sono lunghi e i fondi per la scuola sono scarsi, quindi i problemi restano via, quindi siamo qua per questo motivo. Noi chiediamo dalla provincia un maggiore impegno nel rispettare la nostra possibilità di avere un luogo in cui studiare e lavorare in modo efficiente. Io non posso lavorare se le temperature sono basse, se mi piove dal soffitto. Gli studenti del liceo scientifico di Castelnuovo si augurano che possa essere rispettato il loro diritto a frequentare un ambiente scolastico adeguato.